Buongiorno Gemine, buon martedì. Allora, noi ci siamo appena alzati, è abbastanza presto, sono più o meno le 9, perché dobbiamo fare colazione, poi, prima cosa, fare colazione, poi dobbiamo, stasera devo andare a comprare il pollo, e io nel frattempo devo iniziare a fare le insalate, dobbiamo cuocere le lasagne, perché massimo a mezzogiorno dobbiamo essere all'ufficio a vendere le lasagne che ci hanno chiesto, e le insalate, quindi ho preparato qui. Visto che sei ancora un po' male con lo stomaco, lo yogurt con la granola e anch'io. Mi avete fatto un sacchissimo di domande sulla granola e praticamente io credo che la granola sia avena però tostata. Vedete? Lo metti a fuoco. Ecco qua. Vedete? Sono cosine di avena, solo che sono state passate in forno. E però io l'ho comprata così. E poi ci hanno aggiunto varie cose. Qui c'ho goccine di cioccolato, noccioline, scaglie di cocco, questi semi verdi che non so che cosa sono. E poi ci sono questi pezzi qua, che sono, ci sono in Italia questi, ci sono dei cereali che sono solo così, che sinceramente non mi piacciono, mi pare si chiamino fibra qualcosa, non lo so. Poi ci sono anche delle uvette, altri vari semini, insomma, però questo è un mix, ma ce ne sono di vario tipo. Comunque credo che la granola, cioè per eccezione, significhi l'avena tostata in forno. Poi dopo magari ci mettete il miele, non lo so, quello che volete. Comunque questa qua io la compro qui sotto al mercato, quindi ci sono di vari gusti, però mi piace questa perché c'ha un sacco di cose dentro, quindi è buonissima. E poi ho fatto il melone, sempre con un po' di granolina sopra, ma questa granola per esempio me l'hanno data in regalo insieme allo yogurt ed è semplicemente avena tostata, non ha nient'altro. E stasera sto facendo i cappuccini e quindi dopo vi faccio vedere come vengono. Ecco qui i cappuccini di Cesar, non so come mai, uno è venuto sfumato e l'altro è venuto proprio con una riga di caffè al centro. Sono artigianali, vengono diversi. Artigianali, sì. Fatti a mano, quindi ognuno ha le sue caratteristiche. Sono belli, buon appetito. Allora, eccoci qua. Noi abbiamo venduto tutto, meno male. E nel frattempo ci avevamo un problema nella ruota di dietro. Non so se avete fatto caso che questa macchina ha la ruota di scorta attaccata dietro ed era chiusa con un lucchetto. Solamente che il tizio che ce l'ha venduta, chiudo un po' perché c'è troppo un casino, il tizio che ce l'ha venduta si era perso la chiave e quindi non potevamo aprirla. Allora, nel frattempo che siamo andati a vendere, avevamo preso appuntamento con un meccanico lì vicino agli uffici dove siamo andati a vendere e ce l'ha aperto, solamente che ce l'ha solo aperto, non ci ha messo un nuovo lucchetto con una nuova serratura, perché non ce l'aveva. E quindi adesso stiamo andando in un altro meccanico più grande che ci metterà un lucchetto nuovo. Vediamo se ce lo può fare subito, non lo so. Speriamo. Come ti senti, amore? Bene, c'hai un po' fame? Un po'. Se riusciamo a farcelo fare subito da questo meccanico, e quindi dobbiamo aspettare, esattamente di fronte a questo meccanico c'è un centro commerciale e dentro questo centro commerciale c'è Dairy Queen, che è un gelato che mi piace un sacco, tipo stile gelati di McDonald's, ma con un sacco di sapori super buoni. E la cosa più figa è che praticamente quando ti fanno il gelato e te lo danno, lo girano, perché loro lo montano sul momento il gelato, e se quando lo gira cade il bicchiere te ne fanno un altro e te lo regalano. Però non c'è mai successo finora, quindi... Però io conosco una persona che gli è successo. Davvero? Sì. Gli ha girato, gli è caduto, magari quando, che ne so, la macchinetta è un po' ancora calda, non si è raffreddata, no, bene, un po' difettosa, lo fanno di fretta, lo fanno di fretta. E poi hanno un adesivo qua e c'è scritto che se non te lo dà sorridendo è gratis anche. Tutte queste stupidaggini tipo americane. È un'azienda americana, sì. Però è figa. E quindi prima di andare via, di tornare in Italia, mi andava questo gelato, quindi vediamo, forse pranziamo con quello. E nel frattempo, siccome c'avevo un sacco di sete, mi sono aperta una Pepsi di quelle che vendiamo e me la sono tutta buttata addosso, perché quando l'ho aperta ha fatto tutta la schiuma e è uscita tutta la macchina. Guardate che casino che ho fatto. Tutto qui, tutto qui, tutto qui, tutti i pantaloni, mi sono sporcata tutta.
Vabbè. Quindi sono contenta che abbiamo venduto tutto quanto. Meno male. Siamo arrivati a casa. Sì, ci abbiamo messo un attimo, al ritorno ci mettiamo sempre di meno. E poi vi aggiorno e vi faccio vedere se, se prendiamo il gelato, così ve lo faccio vedere. Ecco qua, guardate, questo è il meccanico che vi dicevo, più grande. È proprio una marca di meccanico, figo. Allora, purtroppo in quel meccanico non avevano il pezzo che ci serviva, quindi abbiamo telefonato alla Toyota perché ci hanno detto che solamente lì nella... Chitto, sai me! Nella concessionaria ce l'hanno, nella concessionaria della propria macchina, quindi abbiamo telefonato, abbiamo preso appuntamento per domani, ma speriamo bene. E nel frattempo ho fatto anche per noi una bella insalatina con il pollo, e quindi adesso mangiamo e vediamo un po' se troviamo qualche altro posto dove la possiamo trovare, se no dobbiamo per forza aspettare fino a domani, ma stiamo praticamente con la ruota lì aperta, ce la possono rubare, quindi sarebbe meglio farlo entro oggi, ma vedremo. Allora, noi siamo finiti da Starbucks. Guarda, dammi questa che la rimetto nel portafoglio. Praticamente siamo andati al meccanico e ci ha detto che ci avrebbe messo quasi 3 ore. E quindi, siccome era abbastanza vicino al centro, abbiamo preso l'autobus e in poche fermate siamo arrivati al centro. E siamo andati da Starbucks. Perché da quando ci siamo fatti la tessera, ogni volta che veniamo ci danno dei punti, e quindi poi dopo 6 volte ci danno uno Starbucks gratis, no? Dice che ce la facciamo a prenderlo prima di andare via, se ci impegniamo. Abbiamo preso un tè matcha freddo e stavamo vedendo che hanno messo un sacco di tè nuovi: tè al mango, tè alla fragola e tè al limone, però non so se ci piacciono, quindi siamo voluti andare sul sicuro. Per oggi abbiamo preso il tè verde, però poi magari un'altra volta li portiamo. Che sto dicendo? Guardate. Ok, aspettiamo il nostro. Ovviamente con lo Starbucks non può mancare un cornettino. Allora, noi per passare un po' il tempo siamo venuti dal mio adorato Fantasias Miguel. Questo negozio qua di... Quel negozio preferito di Cesar, il negozio di fai da te. Guardate che cose carine che ci sono. Troppo carine, guardate quante girandole. Tutte queste cose qua. Se vi ricordate, nel baby shower dove siamo andati c'erano queste cose e la ragazza le aveva tutte quante dipinte, le aveva decorate, le aveva messo le caramelle dentro. Eccoci qui di nuovo nella nostra macchina. Finalmente ci hanno sistemato, ci hanno messo una nuova serratura dietro, quindi adesso la ruota è coperta e non ce la rubano, non ce la rubano nella ruota e nella parte fuori. Ve la possiamo far vedere? Sì, dopo ve la facciamo vedere. E ci hanno anche fatto, cioè ci hanno fatto pagare molto di meno di quello che ci avrebbero fatto pagare la Toyota. In 400% in meno. E ci abbiamo pure guadagnato uno Starbucks e un cornetto. Ma che hai guadagnato? Sì, io ci ho guadagnato. Solo che mi si è rotta la scarpa. Guardate, le mie adorate scarpe di artigianato messicano si sono rotte. Provo un po'. No, sono durate 6 mesi. Guarda che le ho messe praticamente tutti i giorni. Proverò a metterci un po' di colla a caldo, vediamo se le sistemo. E adesso siamo immersi nel traffico perché sono quasi le 7 ed è l'ora in cui chiudono tutti i negozi e gli uffici, quindi che pizza, siamo bloccati nel traffico. Però vabbè, dai, abbiamo fatto una bella passeggiatina imprevista, quindi siamo contenta. Mamma mia, oggi faceva troppo caldo, è strano per qua, ma era un sacco umido oggi. Andate qui, accessori, quello è il meccanico dove siamo andati. Quello rosso. Hanno fatto risparmiare dei soldi. Sì, sono stati bravi. E vabbè. Quindi adesso siamo nel traffico. Uffa.
Allora, eccoci qua. Siamo a casa. Sì, questo è il parcheggio dove lasciamo sempre la macchina e questo è la nuova serratura. Praticamente sì. Qui ce n'era uno, così diciamo paro paro. Rotondo così. Rotondo, piccolino. Però quello che ci ha spiegato il tizio è praticamente che questo, qua in Messico, quello che fanno è prendono tutto quanto questo coso, lo tirano così forte e questo, siccome è piccolino, si non stacca. Regge, cioè proprio è una cosettina così piccola, quindi si stacca e viene tutto. E quindi era un sacco rubabile. Quella cosa lì veniva 250 euro, quello lì. Invece questo l'abbiamo pagato 50 euro ed è ed più, è più sicuro, sicuro. Perché l'hanno praticamente inchiodato. Questo c'ha un coso, un ferro grosso così, che l'hanno saldato proprio dentro con la saldatrice. E questo anche se tiri qua non esce, perché dovresti spaccare tutta la cosa. Mi è leggermente antiestetico perché è arancione, però così. È arancione, però vabbè, non si vede mica chissà quanto, eh. Il meccanico aveva detto no, ma sei sicuro? È un sacco brutto, ti rimane. Invece no, dai. Non è malissimo. Quasi non si vede. Sì, va bene. Comunque la macchina è pronta adesso per andare al mare. Per il mare. Yeah. Sì, quindi. Figo. Sì. Cioè ci stiamo già mentalizzando. Mm-hmm. Stiamo comprando venerdì partiamo, no? Venerdì. Manca solo dopo, alle, domani e dopodomani. Alle 5 di mattina partiremo. Quindi praticamente giovedì notte. Porterò la copertina per dormire in macchina. Sì. Perché sono 5 ore di macchina per arrivare al mare. Ma noi vorremmo farla di notte, così cioè quando siamo di mattina presto presto, così per arrivare alle 10 là di mattina tutta e la sfruttare tutta la giornata, visto che torneremo comunque domenica. Che profumino, amore. Qualcuno sta cucinando qualcosa di buono. Guardate la mia scarpa. Che vergogna, dove vado in giro così? Meno male che siamo arrivati a casa. Allora, noi siamo tornati a casa, però siccome fa freddino, abbiamo deciso di andare a cenare in un posto dove fanno pozole. Pensavo che poi non si poteva spegnere. Vabbè, ma si vede, mica è buio. No, non lo sapevo. Il pozole, che sarebbe tipo una zuppa di mais. Quindi andiamo a vedere, poi vi faccio vedere il piatto. Allora Gemini, noi ci siamo visti un film, come si chiamava? Londra sotto fuoco. Boh, non lo so in italiano come si chiamava, era bello. Avete visto, ci siamo mangiati il pozole. Era buono, vero amore? Sì. Era un po' pesante però, che ci ho messo un sacco di salsa piccante io. Però era buonissimo. Ci ritorneremo. Sapete quanto l'abbiamo pagato quel piatto che vi ho fatto vedere? Un euro. Costava pochissimo, vero? Era super buono. Voglio provare assolutamente a farlo prima di andare via. Vediamo se ci riesco. Che? È soltanto un brodo di mais. Sì, è un brodo di mais. Però un mais particolare che si trova qui, il mais per fare il pozole, è più grosso. Praticamente, da quello che ho capito, prendete questo mais come i fagioli, così si compra secco. Poi lo mettete nell'acqua che bolle insieme a delle spezie, dei peperoncini e insieme alla carne o pollo o maiale o quello che volete, e si dovrebbero scoppiare ma all'interno dell'acqua, e quindi diventano questi cosi morbidi, non so come spiegarvi, comunque è buono, mi piace. E quindi niente, ci siamo visti questo film, abbiamo mangiato e poi stavamo un po' pensando a cosa ci dobbiamo portare in campeggio per il mare, perché questa volta il campeggio credo che non abbia l'elettricità e neanche l'acqua lì nel posto dove metti la macchina e dove metti la tenda, quindi boh, sarà un po' un casino. Oggi abbiamo provato a vedere in centro dei negozi dove avevano delle prese da attaccare alla macchina, però costavano parecchio e non ci sono sembrate buone, e troppo utili, perché alla fine le useremo solamente in questa occasione, quindi vedremo. Al massimo stavamo pensando, faremo un vlog unico venerdì, sabato e domenica per non consumare troppo la batteria della macchinetta, perché non credo che ce la faremo a fare tre vlog normali, vero? Con quella batteria. Infatti. Non lo so, forse si consumerà. Vabbè, ci pensiamo meglio. E basta, quindi il vlog finisce qui. Ci vediamo domani nel vlog di Cesa. Buonanotte e basta, a domani. Allora, doccia fatta, casa più o meno sistemata, ho portato un pochino avanti il do it yourself.
E adesso è 1:30, quindi mi sono preparata l'insalata, quella lì che avevamo comprato al Costco l'altro ieri e che abbiamo mangiato anche ieri, che è questa qui, e ha tutti questi crostini, ha le noccioline, ha i semini di sesamo, e la cosa più buona è tipo una salsa che era inclusa, e ce n'ho messa un pochino ed è